amici, benvenuti in una nuova puntata di Time to Drag. Come vedete non saranno le due le macchine, ma saranno tre. BMW CS, edizione limitata, gran macchina. Poi abbiamo una Mercedes AMG GTS e, come avete già visto nell'altra puntata, una C63S. E come sempre ci troviamo qui a Torino, in una vera e propria pista di decollo, e faremo riprese, accelerazioni e prove di frenata. E con noi oggi ci sarà, come sempre, Matteo. Ciao Fede, oggi ci troviamo qua con questa fantastica C63S, motore 4000, 8 cilindri AV biturbo, e vediamo oggi la sfida di oggi cosa ci riserverà. Assolutamente, molto molto bella la tua, ormai la conosciamo, ma io sono a bordo di un M2 CS, macchina molto particolare, molto rara, 450 cavalli, 3000 biturbo, ma abbiamo una macchina di fianco a noi. Il pilota è anonimo, quindi lasciate la parola a Teo. Allora, a fianco, alla mia destra, abbiamo un AMG GTS, bellissima, che monta peraltro lo stesso identico motore di questa C63S, quindi anche lei 510 cavalli, 700 Nm di coppia, motore biturbo 4000, 8 cilindri, quindi è un filino più leggera, più aerodinamica, vediamo però. Salutiamo il pilota anonimo. Ciao! Ciao pilota anonimo! Allora, incominciamo con un bel 400 metri circa. Questo è il primo video con tre macchine, quindi stiamo molto attenti, molto, molto, molto. E il mio obiettivo è starti davanti, Teo. L'altra sarà dura. Sulla tua hai più carbonio che metallo, quindi vediamo un attimino cosa possiamo fare. Assolutamente, tanto carbonio. Ho anche un volante che è stato cambiato a proprietario, che mi indica un po' di informazioni. E che dire, andiamo. Partito bene. C'è stato qualche problemino al GTS, mi sa. Sì, ho visto. Sai, comunque i cavalli sono quelli più o meno. Lì l'aerodinamica gioca a velocità superiori, probabilmente. Beh, dai, riproviamo, cosa dici? Dai, riproviamo. Rivincita anche per il pilota anonimo. Andiamo. Diamogli una seconda possibilità, dai. Vedo un po' di fumo tra le sue ruote. Come scarica la potenza quell'M2 CS? Ma calcola che ho fatto 100 metri di traverso bruciando le gomme. Proprietario, ti voglio bene. Quindi 100% BMW style? Assolutamente. Dai, devo fare vincita. Mi sa che te è rimasto fermo. Madonna mia. Madonna mia, GTS quanto va. Ti ho stracciato perché secondo me sei partito male, però il GTS ha detto la sua. Sì, ma tagliato in seconda, non so come mai. Il GTS però adesso è andato via, per bene anche. Direi che possiamo fare gli 800 metri, andiamo sulle lunghe? Ma mi sa che il GTS ci fa molto male, molto. Perché abbiamo invitato? Poteva anche stare a casa, no? Cosa serve invitare queste macchine qua? Vado a cameraman, dato che è avanti con la telecamera dietro. Ci aiuta. Ah, giusto, è vero. Sta guardando anche la targa della macchina, interessante. Sì, ho notato anch'io, interessante. Va bene qui, tante scuse ho sentito, però qua sono 800 metri, qui conta il motore, vero. Sono curioso di vedere questo GTS qua quanto ci stacca. Adesso che non ho avuto problemi, boh, l'ho visto sfrecciare via, ma veramente forte. Penso che siano finiti i problemi. Aia, penso che il GTS abbia altri problemi. Adesso andiamo via noi, però. Non lo prendo. CS qua però, Scusa? Non me lo sarei aspettato. Purtroppo il GTS ha avuto ancora dei problemi. Ma tu? Perché sei stato così forte? Ti ho detto, prima mi ha tagliato, adesso non mi ha tagliato più. Comunque ho notato che dopo 190
prendevi qualche metro. Eh sì, ho visto che stavo provando a risalire, però non mi aspettavo che andassi così forte, sono sincero. Guarda, BMW quando fa le serie limitate così si vede che non fanno le cose a caso, eh. Assolutamente. Dai, proviamo una rivincita allora, ragazzi. Una rivincita sempre sugli 800 metri, dai. Ok, ragazzi, si va. Pronti? Ecco, la GTS è tornata. È tornata. No, ha dei problemi ancora. Ha dei problemi, allora lo spunto io. Vedete il GS, dov'è che è? Guardate dov'è che è. Lo spunto io. Non so se hai visto quanto andava forte il GTS prima di aver avuto, insomma, quel taglio di potenza. Cioè, no, veramente forte, ma forte, forte, forte. Però tu sei stato dietro, buon Matteo. Sì, sì, no, veramente, quando va, incredibile. Incredibile ancora di più, comunque, ripeto, il tuo M2 fa veramente paura, se consideriamo quanto va di più rispetto a un M2 normale. Facciamo una bella cosa, è arrivato il momento. Non partiamo più da fermi, lanciati, 70-80 all'ora e full gas, belli. Preparati a vedermi gli scarichi, perché in ripresa questa qua è fenomenale. Allora Fede, facciamo come al solito, partiamo in seconda, 50-60 all'ora e giù tutto. Ok, facciamo anche 70 all'ora, dai, 70. Va bene, dai tu il via. 3, 2, 1, via! Cosa sto pensando, oltre al fatto che ti ho distrutto, che la GTS quando non ha avuto problemi ci ha stracciati, cioè è evidente, però adesso non conterà più il motore, perché adesso faremo una prova di frenata e lì ci fa un ok. Sì, hai ragione, però ti ricordo anche come frenava questa C63, quindi attento a cantare vittoria, perché lui monta dischi in acciaio. Io ho i carbo, sono belli caldi. Ai ai ai. Mi spiace molto vedere quel GTS che in questo momento sta avendo problemi, però non ha mai avuto problemi, anche prima era perfetta. O è solo sul riscaldamento? Purtroppo. Come sta guardando la tua macchina, è veramente fantastica, eh. Da una forma, dischi e pinze mastodontiche. È veramente stupenda, cavoli. Ne voglio una. Anche la tua non è male, Matteo. Dai. Ok, adesso ci mettiamo a 170, 180. Mi raccomando, costanti. E freno tutto giù. ABS pieno. E facciamo lavorare solo i freni e nessun tipo di freno motore. 3, 2, 1, via! Qua con le strisce. Dammi la scusa delle strisce per terra, Fede, dai. Non posso dartela, perché c'ha un CS questa macchina scritto dopo M2. Non posso proprio dartela. Vabbè, ma non vale, ma guarda che impianto di frenante c'hai davanti, dai. Belli, eh? Fin troppo. Mi spiace molto che la GTS abbia avuto dei problemi, però nel momento buono ci ha fatto veramente male. Io direi di chiudere questo video. E mi raccomando, voi commentate qui sotto e fateci sapere che macchina vorreste vedere. E se ci fosse l'occasione di provare una delle vostre macchine, scrivetemi a Federico_Leo88 su Instagram. Noi, vabbè, facciamo un saluto solito. Che dici, Teo? Come al solito, Fede, non è modo di chiudere altrimenti. Ciao belli, ciao Teo, ciao pilota anonimo, ciao! Ciao ragazzi, alla prossima!